come si spiega il balzo della volatilità? Siamo davanti a una correzione o a un'inversione del trend? Ma è normale che durante queste fasi dove le economie vanno bene c'è un momento dove il mercato ha paura del rialzo dei tassi e che quindi crea dei scostamenti delle borse come quelli che stiamo vedendo adesso. È il momento giusto per ricalibrare le strategie o è ancora troppo presto? È ancora un po' troppo presto, perché ancora la previsione delle borse è che le banche centrali rialzeranno i tassi molto gradualmente e se questo fosse il caso, in teoria non c'è bisogno in questo momento di ricalibrare le strategie. Quali sono i criteri che utilizza per scegliere le imprese italiane in cui investire e come rientra il suo processo, come sarà influenzato il suo processo di stock picking dalle elezioni, questo appuntamento importante, se sarà influenzato? Ma noi l'Italia ci piace molto, o quantomeno noi guardiamo le aziende piuttosto che il paese, e in Italia troviamo tantissime aziende leader mondiali in quello che fanno. Le elezioni ovviamente sono importanti, ma la questione principale per noi è se queste elezioni porteranno a un rischio sistemico o no. In questo momento noi non crediamo in un rischio sistemico e quindi non crediamo che ci sarà un problema, diciamo, di fondo in Italia. Perché ritiene che nelle piccole e medie imprese europee ci sia ancora molto valore? Che correlazione c'è tra la dinamica degli utili a tendere e le valutazioni delle PMI europee? Ma le piccole capitalizzazioni europee generalmente crescono gli utili molto più in fretta. Quindi ad esempio l'anno scorso le aziende piccole dimensioni, che poi non parliamo così piccole perché parliamo di capitalizzazioni fino a 6 miliardi, hanno aumentato gli utili di un 20% rispetto alle grandi che hanno aumentato il 10%. Quindi durante queste fasi dove l'economia sta andando bene è normale che le piccole capitalizzazioni aumentano gli utili in maniera molto più veloce. Se questo continuasse rimangono, diciamo, sempre interessanti come investimenti. Come è possibile mitigare gli effetti deleteri di un apprezzamento eccessivo della moneta unica? La cosa più importante secondo me è di investire in aziende che sono leader. Investendo in aziende invece, diciamo, che si vantano di essere di produrre prodotti a più basso costo, queste aziende lì invece vengono penalizzate in una fase dove l'euro si rafforza.